Mi presento rapidamente, sono Corrado Crocetta e farò da chair per questa eh, conferenza, per questa tavola rotonda in cui affrontiamo un tema di grandissima attualità, appunto quello di rafforzare e di potenziare quella che è la funzione statistica negli enti locali. Funzione statistica che assume un ruolo sempre più importante, perché, come tutti quanti voi sapete, la statistica è lo strumento che serve per prendere delle decisioni. In questo momento a tutti i livelli eh, abbiamo una fortissima domanda di conoscenza, di informazioni e di dati utili per prendere decisioni. Questa conferenza dedicata all'intelligenza artificiale ci dà l'occasione di discutere di questi argomenti nella consapevolezza che è vero che l'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro orizzonte, sta dandoci degli strumenti sempre, molto, molto, sempre più potenti, ma eh, come tutti gli strumenti potenti devono essere maneggiati con cura e come si diceva oggi nella eh, sessione plenaria, l'intelligenza artificiale, soprattutto quando si parla poi di statistiche pubbliche, spesso ci espone al rischio di... Dare i nostri dati, di fornire i nostri dati a degli operatori esterni, quindi non pubblici e di non perdere il controllo dell'utilizzo di questi dati. Per cui eh, oggi parliamo appunto di una funzione estremamente interessante e in questo abbiamo come primo relatore il professor Raffaele Lagravinese, che è professore associato di economia politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari, che è l'università da cui vengo anch'io, ha una laurea magistrale in scienze economiche qui gioca in casa perché era all'Università di Roma 3, è dottore di ricerca nel, dal 2011 presso l'Università di Bari e oltre a una importante attività accademica svolge anche una funzione molto molto importante per quanto riguarda l'attività di consulenza per regioni, enti nazionali e internazionali e quindi dall'atto della sua esperienza e di questa sua attività di consulenza direi di iniziare questa nostra discussione affrontando il primo tema. Eh, sappiamo che ci sono diversi protocolli di intesa fra ISTA, TANCI, UPI e eh, molti di questi protocolli di intesa prevedono appunto eh, di poter valorizzare la funzione statistica a livello di eh, enti pubblici locali, regionali o altro. Ma noi sappiamo anche che il, eh, con l'attuazione, con la, la recente approvazione della manovra di finanza pubblica che prevede l'attuazione dell'autonomia eh, dell differenziata fra le regioni, anche questo tema diventa sempre più importante. Perché diventa sempre più importante? Perché eh, anche i comuni e le, 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 le varie enti territoriali avranno bisogno di poter monitorare maggiormente. Quelle che sono le funzioni che gli vengono delegate. Motivo per cui io inizierei a chiedere la nostra discussione con questa domanda: ritieni che gli enti locali dispongano di sistemi informativi e delle risorse umane necessarie a far fronte all'esigenza conoscitiva, tenendo conto anche dei vincoli di Next Generation EU, e quindi per noi italiani del PNRR, che ci chiede di fare una valutazione d'impatto anche delle politiche pubbliche? Prego. Mi sentite? Sì, grazie. Allora, mh, prima di rispondere alle domande, permettetemi appunto di ringraziare gli organizzatori di questo panel. Eh, io, appunto, mi occupo di economia, di economia pubblica. E, e quindi, parlare di dati eh, è un elemento essenziale per la nostra attività di ricerca e per la nostra attività di suggeritori, diciamo così, eh, verso i policy maker. Ora, le due domande che mi hai, mi hai posto eh, hanno due risposte, nel senso che alla prima domanda eh, c'è la disponibilità da parte dei comuni di avere accesso ai dati eh, e così via? Beh, oggi eh, sicuramente la risposta è sì. Eh, negli ultimi dieci anni va dato atto a una serie di enti nazionali e internazionali, l'ISTAT in primis, che ha fatto un enorme lavoro nella raccolta dei dati nella messa a disposizione dei dati a livello comunale. Eh, il mio intervento riguarderà appunto fondamentalmente i comuni, visto che il tema è, sono le municipalità e eh, oggi eh, se facciamo un attimo una rassegna delle banche dati a disposizione da parte mh, di tipo comunale, davvero abbiamo direi quasi tutto. Uh, io lavoro per Lanci, uh, mi occupo del Comitato Tecnico sui comuni in dissesto e predissesto e grazie alla ragioneria dello Stato, oggi, grazie alla banca dati BIDAP, abbiamo un set di indicatori in serie storica davvero uh, granulare. Possiamo lavorare su più di 50 indicatori di performance uh, che davvero appunto, non ha eguali um, penso in altri contesti. Uh, C'è da dire un'altra cosa: un, un fortissimo sforzo negli ultimi dieci anni è stato fatto anche nel, nel senso di armonizzare le banche dati, armonizzare i bilanci, la banca data COFOG, eccetera. Ricordo vent'anni fa quando iniziavo a studiare queste cose e mi recavo nei vari comuni, nelle varie regioni, la prima cosa era mi mettevo le mani nei capelli ancora ce li avevo e devo dire eh, che era particolarmente complicato perché ogni bilancio ogni comune aveva il suo bilancio ogni regione aveva la sua codifica e questo era praticamente impossibile fare analisi comparative quindi mh, va dato atto al governo, ai vari governi, agli istituti di statistica, a... alle varie istituzioni di aver fatto un grande lavoro su questo, quindi senz'altro i dati ci sono, i dati di natura eh, finanziaria, ma il ministero dell'economia mette a disposizione banalmente diciamo anche altri tipi di dati di natura economica, penso ai dati fiscali. Noi oggi abbiamo. A disposizione la banca dati sulle dichiarazioni fiscali, è ovvio, sono a livello comunale, non sono a livello individuale, ma danno al netto de ovviamente dell'economia del dell sommersa un quadro abbastanza importante eh, per fare alcune considerazioni di policy. E poi c'è tutta la banca dati di Istat. I dati sui comuni, ehm, sono Praticamente spaziano da analisi socio-economiche, da indicatori socioeconomici, a indicatori ambientali, a indicatori infrastrutturali. Ecco, oggi, davvero, in economia abbiamo, e in statistica, abbiamo la possibilità di avere tanti dati. E eh, ora qual è il punto? E arrivo alla seconda domanda. Io interromperei un attimo, tutta questa potenza informativa in realtà viene poi realmente utilizzata, le decisioni, i decisori pubblici in realtà prima di prendere delle decisioni in realtà sfruttano tutto questo patrimonio o, o diciamo, eh, sono tante energie e tante risorse poi sottoutilizzate. A volte sì, direi, e a volte no. Ci sono ovviamente i politici, non sono tutti uguali, i policy maker non sono tutti uguali. C'è eh, davvero la possibilità di avere a disposizione dei dati, e quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, e qui è un po cerco di rispondere alla tua domanda: se i comuni hanno diciamo, le persone giuste per utilizzare questi dati, e purtroppo su questo la risposta è, è sì e no: nel senso che. Uh, nonostante ci sia appunto a disposizione una grande quantità di dati pubblici, spesso gli, gli operatori comunali non hanno, non hanno le capacità a volte perché mancano gli statistici, perché non tutte le persone possono gestire i dati. Ti stavo creando un assist per gli interventi successivi, ma, ma non ti volevo interrompere diciamo, perché mancano gli statistici. E, eh, la partita del PNRR, purtroppo, secondo me è stata su questo fronte una partita persa perché avevamo a disposizione la possibilità di far entrare nuove, ehm, nuove potenzialità, nuovi giovani che magari avrebbero potuto utilizzare meglio questi dati. E invece i comuni, purtroppo, non sempre per causa loro, hanno disperso un. Le loro risorse verso altri orizzonti. Ecco, questo, secondo me, è stato un, un punto negativo nella gestione del personale. Ehm, però i dati ci sono e, e voglio solo concludere poi per dare la parola: non è un caso che negli ultimi dieci anni anche gli economisti e non gli statistici che si occupano di economia urbana, economia regionale sono cresciuti in maniera significativa perché non ci dimentichiamo voi, e voi lo sapete bene visto che lavorate con i dati. L'Italia ha quasi 8 comuni, quindi la ricchezza del patrimonio dell'eterogeneità, delle differenze comunali, permettono di fare delle, delle analisi davvero molto, molto interessanti, sia da un punto di vista economico, ma poi anche da un punto di vista ovviamente legato alle politiche. Quindi c'è da potenziare questo e, e vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi anni. Ma posso dire da. Persona impegnata sul fronte della formazione, essendo un docente universitario, che anche il livello qualitativo delle persone che poi la pubblica amministrazione sta assumendo cresce. È ovvio che ci sono dei tempi, perché è chiaro che le persone assunte eh, tanti anni fa. Non, non riescono a riconvertirsi così rapidamente, è difficile fare upskilling e reskilling su persone che hanno 60 anni, 65 anni e purtroppo l'età media in questi uffici è molto alta. Ma chi ha una visione molto molto raffinata. Di questa che è la situazione degli enti pubblici a livello territoriale, è sicuramente la dottoressa Antonella Bianchino, che è dottore di ricerca in statistica e anche primo ricercatore Istat, ma è soprattutto dirigente dell'ufficio territoriale dell'area sud dell'Istat, per cui ha una visione un po' di tutte le regioni del sud Italia e infatti ha una lunga esperienza e conosce molto bene come funzionano non solo gli uffici territoriali dell'Istat per le diverse attività di supporto tecnico, ma proprio per il ruolo che lei svolge è praticamente in contatto strettissimo con enti comunali, provinciali, regionali e altro e poi conoscendola bene lei è praticamente una persona che conosce il funzionamento del system e ha proprio rapporti anche per le sue caratteristiche doti personali, ha una grande facilità di rapporto, è una persona che crea network e quindi dall'alto dell'esperienza dell e di questo eh, diversi anni di lavoro io direi di fare così, anche so che ci sono delle slide, di eh, raccontarci un po' quella che è la fotografia di quelli che sono gli, i vari uffici che fanno parte del Sistan, anche alla luce di quella che è la relazione che l'Istat ha fatto nel 2024, che ci dice un attimo come funziona la rete eh, della statistica ufficiale in Italia e, e abbiamo quindi dati molto molto freschi. Prego. Bene, grazie allora, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Perfetto, grazie. Allora, abbiamo parlato di dati, i comuni utilizzano i dati, sicuramente un'amministrazione che vuole basare le proprie decisioni su dati pertinenti e affidabili non può prescindere dalla funzione statistica e la funzione statistica dovrebbe guidare in maniera importante le traiettorie di sviluppo di un territorio. Le politiche di sviluppo del territorio devono partire dal territorio, da una conoscenza analitica approfondita delle condizioni economiche, sociali, demografiche, delle realtà sulle quali si va a intervenire. Dove è collocata la funzione statistica? Lo sappiamo, è collocata negli uffici di statistica, uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del famoso decreto legislativo 322 dell'89 e i compiti e le funzioni, così come indicato nelle slide, sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva 1 e 2 del 1991 del Comstat. Gli uffici di statistica, poi lo vedremo, possono essere costituiti anche in forma associata o consortile, sia per i comuni ma anche per le province. Cosa va detto? Io nelle slide che seguono sono due e vi riporto in maniera dettagliata i compiti degli uffici di statistica, ma non ve li voglio elencare. Voglio attirare la vostra attenzione su degli aspetti particolari. Innanzitutto, l'ufficio di statistica recita la norma, sia di primo che di secondo rango, deve avere autonomia funzionale. Come si esplica questa autonomia funzionale? Si realizza nel organizzare un ufficio che sia a sé stante, un settore a sé stante alle dirette dipendenze dell'organo di vertice, nel caso di specie del sindaco, quale organo di governo. Beh, questa eh, autonomia funzionale deve rispettare il principio di unitarietà, rispetta il principio di unitarietà del sistema statistico nazionale, principio sancito, ripeto, non solo dal 322, ma anche da una sentenza della Corte Costituzionale, la 242. Quindi questa autonomia funzionale, costituito come settore a sé stante, oppure, se ciò non è possibile, costituito insieme ad altri settori, purché la funzione statistica sia preeminente. Quindi questo, questo aspetto è importante. I comuni, per l'ISTAT, rappresentano un interlocutore molto importante sul territorio, perché sono i cosiddetti prosumer, cioè sono utilizzatori del nostro dato, dovrebbero essere utilizzatori del nostro dato, ma soprattutto partecipano in maniera attiva al processo produttivo del dato, in una fase molto delicata dell'indagine, che è quella della raccolta dati. Cioè, sul campo l'Istat può fare tutte delle belle metodologie. Se poi sul campo non facciamo una raccolta corretta, quello che ci portiamo a casa sono dati non di qualità. Quindi i comuni, gli uffici di statistica svolgono questo ruolo di attore secondo due, due indicazioni, diciamo, due direzioni: sia per il Sistan e per l'Istat, ma anche nei confronti della propria amministrazione. E nei confronti dell'Istat questo ruolo che svolgono può essere diciamo, diviso in due modi, cioè lo svolgono come rispondente quando, quando rispondo, forniscono all'Istat i dati della propria amministrazione. Quindi censimento, istituzioni pubbliche forniscono i dati della propria amministrazione. E poi c'è un ruolo molto importante che è quello di organo intermedio di rilevazione. È partito il censimento, stiamo facendo l'attività di formazione ai rilevatori, Bene, l'Istat impartisce delle indicazioni attraverso le circolari e i comuni, ai sensi di queste circolari, rispettando le indicazioni dell'Istat, esercitano questo ruolo di organi intermedi di rilevazione. Quindi, allo stesso tempo, però, eh, giocano un ruolo importante di staff alla propria amministrazione, nei compiti che lì vi ho elencato, per fornire tutta una serie di informazioni importanti, di supporto importante. Tra l'altro, la recente non più tanto recente normativa sull'armonizzazione contabile ha previsto per i comuni il documento unico di programmazione, il documento unico di programmazione che prevede tra l'altro l'analisi del contesto nel quale il comune va a operare, quindi quale opportunità migliore per utilizzare i dati affidabili che dovrebbe fornire l'ufficio di statistica. E ci sono altri riferimenti normativi, c'è la legge 212 del 228 che ricorda che i servizi in materia statistica sono funzioni fondamentali come allo stesso tempo la legge 56 del 2014 lo ricorda per le province. C'è ancora il Tuel che ricorda che è importante questa integrazione dei sistemi informativi e ancora ricordiamo che il sindaco è ufficiale di governo in materia statistica. Ma qual è la situazione? Questo ufficio è molto importante, ma poi nei fatti qual è la situazione? Ce lo, la, ce lo dice la rilevazione sugli elementi identificativi. Noi la, la chiamiamo EOP in maniera abbreviata, che è un'indagine che viene condotta annualmente, coinvolge tutti i soggetti del sistema statistico nazionale e raccoglie informazioni di tipo anagrafico identificativo sugli uffici di statistica del sistema, sui responsabili, sul personale, sull'attività statistica svolta. Ecco, vediamo una cartografia a macchia, in questo caso il divario Nord-Sud è a favore del sud. Che cosa diciamo? Che dei circa 8.000 comuni. Mediamente solo il 37% ha costituito l'ufficio di statistica, nonostante l'imprescindibilità della funzione statistica richiamata dalle norme di rango superiore. Il mezzogiorno se la cava meglio, perché il mezzogiorno è al, è al 59%, meno bene il nord. Le province invece si collocano con una percentuale di costituzione degli uffici di statistica molto più ampia, il 74%, le città metropolitane arrivano all'85%. Quindi è più un problema dei comuni, perché sappiamo che l'Italia è fatta da tanti piccoli comuni, piccoli comuni che come sappiamo hanno problemi di risorse. E infatti ce lo dice anche la slide successiva, perché se noi andiamo a guardare le caratteristiche del personale degli uffici di statistica, che cosa vediamo? Vediamo che nei piccoli, negli altri comuni, che sono quelli, non, i comuni non capoluogo e quelli che hanno meno di 30.000 abitanti, la percentuale dei laureati non raggiunge il 50%, ma soprattutto c'è un dato molto importante: il tempo dedicato alla funzione statistica è del 21%. Avevamo detto che, in premessa, che laddove c'erano più settori la funzione statistica doveva essere preminente, è una percentuale molto bassa dedicata alla funzione statistica. Ci fa capire che probabilmente si fanno solo le attività che l'Istat chiede di fare e, in alcuni casi, forse nemmeno quelle. E poi, eh, diciamo, questa indagine rileva anche gli uffici di statistica in forma associata, perché l'Ufficio di statistica in forma associata fa parte sempre. Questo è uno dei temi centrali, appunto, di questa nostra conversazione. Gli uffici di statistica in forma associata, dove, appunto, si deve garantire, abbiamo detto, l'indipendenza di questi uffici, si deve garantire anche la preminenza della funzione statistica. E quindi io su questo aspetto penso che poi possiamo proseguire la nostra riflessione ragionando appunto delle esperienze degli autorevoli relatori che abbiamo qui eh, in questo tavolo. In particolare io eh, chiederei a Gianni Dugheri che è funzionario di statistica presso il, il comune di Firenze, ha una laurea in economia. Conseguita sempre nella stessa città di Firenze, e ha un'esperienza lunghissima, visto che lui lavora sin dal 99 presso il comune di Firenze, dove ha rivestito vari ruoli. Quindi ha una lunghissima esperienza sempre nella gestione degli uffici di statistica. E anche qui la domanda è. Eh, è importantissima l'esperienza che ha fatto il comune di Firenze, dove in qualche modo con un'area metropolitana eh, ha messo a sistema anche i, i comuni più piccoli, ma ci sono diverse esperienze eh, toscane che lui ha in qualche modo visto nascere, ha collaborato a far nascere. E la domanda è: eh, come possiamo mettere insieme dei, le, visto che i piccoli comuni hanno risorse scarse? Come facciamo a uh, colmare questo deficit? Può un, ci può essere una città metropolitana che svolge un po' il ruolo di aggregatore, oppure può essere, un, la base, può essere una unione spontanea di comuni, o può essere un'unione di, di comuni che già lavorano in maniera sinergica, hanno già costituito in, in forma associata per, altri, per svolgere altri servizi e decidono di mettere... Questo servizio centrale, fondamentale come il servizio di statistica a fattor comune. Noi vogliamo un po' sapere dalla tua esperienza un po' quello che è il, il panorama, che so essere molto variegato. Volentieri. Uh, io sono qui perché uh, nella richiamare una lunga esperienza, abbastanza lunga esperienza, che ho all'ufficio di statistica del Comune di Firenze, abbiamo per due volte provato a fare un ufficio associato di statistica. La prima volta, molto tempo fa, nel 2008, eh, era un momento in cui ancora non era chiaro cosa sarebbero state le città metropolitane, forse non lo è nemmeno ora, ma di sicuro non lo era nemmeno ancora in quel momento, e eh, ci fu un'azione um, uh, un che fece il nostro sindaco di allora, in cui eh, partì con una convenzione, eh, firmando un, un accordo tra 11 sindaci della piana cosiddetta piana di Firenze, quindi non, non tutta la, quella che poi sarebbe diventata la città metropolitana che era all'epoca la provincia, e quindi con Firenze e alcuni dei comuni più vicini, e a seguito di questo ci sembrò opportuno partire anche con eh, la riduzione, anche con costituire un ufficio associato di, di statistica. Eh, Aiutava il fatto che nel frattempo la regione toscana aveva fatto una legge regionale che incentivava le aggregazioni di funzioni, le incentivava anche economicamente e quindi non tutti gli 11 comuni, 8 di questi comuni costituirono il primo ufficio di statistica. Non andò benissimo, insomma, diciamo subito senza spoilerare il finale. Uh, purtroppo al termine della, del, dei cinque anni in cui fu prevista la convenzione non fu, non fu rinnovata, come mai. Uh, non ci fu una vera e propria integrazione mai delle funzioni, uh, anche per, no, non perché le persone che ci lavoravano fossero, non, non si fossero impegnate ma perché poi quello che doveva essere la città metropolitana prese un'altra strada, andando a coincidere con la provincia, sostanzialmente. E quindi ci fu diciamo, un, una mancata corrispondenza tra il territorio e quello che poteva essere un organo politico di riferimento. E la statistica, diciamo, proprio per il supporto alla funzione di governo, ha bisogno... Cioè, è necessaria alla funzione di governo per cui non ci può essere eh, una funzione slegata dalla funzione di governo e quindi niente, al termine della, della validità dell'accordo, dell degli anni previsti dell'accordo, preso atto addirittura che non riuscimmo nemmeno a fare l'ufficio comunale di censimento associato nel, 2000, nel 2011 si, si interruppe questa, questa esperienza poi siccome eh, siamo ostinati insomma e comunque anche perché riteniamo che questa forma di associazione sia una forma che possa aiutare la funzione statistica e il sistema statistico nel suo complesso ci abbiamo riprovato eh, presa formata la città metropolitana di firenze eh, tra le mille difficoltà che avevano e che hanno le città metropolitane e le province Poi belli, meglio di me spiegherà insomma, ehm, Facevo un accordo con la città metropolitana per l'esercizio eh, congiunto della funzione statistica e di seguito a questo ci fu, um, su richiesta anche del comune di Scandicci, un comune eh, di circa 50.000 abitanti alla periferia di Firenze, quasi come fosse un altro quartiere insomma, ecco, eh, di, di Firenze, e facevo quindi per la convenzione un accordo eh, anche con la previsione che dovesse essere il primo accordo per poi integrare. Se non tutti i comuni della città metropolitana, almeno altri, altri comuni. Eh, anche questo esperimento eh, si è concluso. Eh, che siamo, qualcosa siamo riusciti a fare, ovviamente, eh, sia nell'ambito dell'accordo della città metropolitana che tuttora è in essere, che ci ha permesso per esempio di lavorare al benessere e questo sostenibile della città metropolitana, a fare alcune indagini di customer che, che abbiamo fatto per loro, alcune analisi di previsioni. Eh, alcune analisi demografiche insieme eh, che abbiamo fatto per loro, però diciamo abbiamo fatto un po' un esercizio di supplenza che non è quello che avevamo in mente. Ecco, adesso la città metropolitana eh, si sta organizzando per avere finalmente uno statistico a lavorare, mi sembra. Un piccolo, un, grande, un piccolo passo per l'umanità ma un grande passo per, per, per loro. Eh, vediamo cosa, cosa, cosa ci prospetterà il futuro. Eh, prima di passare alle best practices mi permetto di dire una cosa, si parlava prima della formazione e delle difficoltà, ho parlato ora di questo concorso, lo accennavo prima anche a Palombelli, eh, quello del personale è un problema serio, questo è un concorso per statistici che ha avuto... Che è in corso, si è chiusa i termini ora per la presentazione delle domande, ma ci sono 14 domande, cioè pochissime. Eh, speriamo bene, insomma, ecco, anche perché. Io sentendo 14 domande vi stavo dicendo complimenti perché no, le avete avute no, so. le 14 domande. Perché con gli stipendi che dà la pubblica eh, amministrazione, con la competizione che abbiamo col mondo delle imprese, eh, 14 domande è un gran bel risultato di cui dovete essere orgogliosi. Ma quattro, il problema conto... è che 14 domande non sono 14 donne che sarebbe un bel risultato. Normalmente nei concorsi purtroppo eh, c'è chi non si presenta, chi purtroppo non lo passa eh, e chi magari al momento di convocarlo per l'assunzione. Eh, opta per soluzione, Noi nei vari tavoli ministeriali stiamo dicendo che bisogna anticipare i tempi di entrata della nuova riforma. Noi abbiamo riformato il sistema del reclutamento universitario e uno degli elementi cardini di questa riforma prevede un aumento sostanziale dei compensi per i giovani, perché soprattutto in certe materie STEM, come appunto la statistica, riuscire ad avere dei neolaureati, nella mia università i nostri laureati anche della triennale, non vi parlo di quelli della magistrale che ormai sono dei fantasmi già dall'ultimo anno, ma già i laureati della triennale o i laureandi della triennale sono già stati catturati dalle imprese. Le società di Eddanting hanno sponsorizzato le, tutte le attività della società italiana di statistica perché sono assetate di curriculum e vogliono vedere questi giovani lavorare su problemi pratici, su questioni concrete perché poi se li devono assumere nel mondo delle imprese. Ma è un deficit di competenze, c'è cioè una domanda di competenze che viene anche da oltreoceano prima e da, e da molti anni, e che ora si sta trasformando, eh, si sta verificando anche in Italia, perché molti dei nostri bravi sono tutti a lavorare all'estero con compensi assolutamente importanti. Uno di questi esempi, eh, l'ho proprio ben chiaro perché l'ho toccato con mano, è l'ufficio di statistica di Google che viene a fare eh, grandi, grandi eh, diciamo, raccolte di persone, di curriculum nei nostri giovani e perché poi riesce a offrire anche compensi molto, molto più alti rispetto a quello che è il nostro mercato del lavoro. Eh, un altro aspetto molto importante che mi permetterei di sottolineare del tuo intervento è quello di come è organizzato l'ufficio di statistica. Forse una delle motivazioni della prima esperienza non totalmente soddisfacente è che l'idea è quella di un ufficio di statistico che fornisce dati in maniera statica. Io invece. Eh, Ritengo che oggi abbiamo gli strumenti, chiaramente poi li dobbiamo riportare sempre indietro tutto negli anni e lui sta parlando di un'esperienza di ormai, eh, ma oggi penso che un ufficio di statistica di un comune debba rispondere a quelli che sono i tempi della politica, perché i tempi della politica, un po' come le lancette dell'orologio, noi come studiosi, come statistici ci muoviamo con i tempi della lancetta delle ore. La lancetta delle ore si muove lentissima, non riusciamo a percepirne i tempi. I nostri politici ragionano con i tempi della lancetta dei secondi, quindi loro vogliono soluzioni immediate, vogliono domande a cui devono trovare delle risposte immediate. E noi che facciamo questo mestiere sappiamo quanto sia difficile riuscire a rispondere a questo tipo di impostazione. Tuttavia abbiamo le competenze e gli strumenti. E anche tutte le esperienze che ci sono state appena raccontate ce la dicono lunga sul fatto che a questa domanda che viene dai decisori politici, noi secondo me ormai siamo maturi per poter dare risposte tempestive, mirate a degli obiettivi, anche perché non abbiamo molte possibilità se non quella di andare a rendicontare la spesa pubblica, cioè noi dobbiamo dare conto ai nostri cittadini, parlo di comuni, province e regioni. Come vengono spesi questi soldi? Hai fatto un parco, ok, ma qual è il, il valore aggiunto che viene da questo parco? Avevi altri modi per spendere questi soldi? Era meglio fare un parcheggio o era meglio fare un parco pubblico? E I cittadini ormai hanno un livello di competenze, un livello di conoscenza del sistema per cui sono in grado di decidere e abbiamo questi strumenti anche attraverso i social grazie ai quali ormai i cittadini possono fare sentire la loro voce, vi garantisco che quando le persone vengono colpite su uh, punti importanti le reazioni si vedono e chi monitora il web sa esattamente eh, in che direzione va l'opinione pubblica. Ma non mi dilungo troppo perché sono molto curioso di sentire qual è l'opinione di Gaetano Palombelli su questi, eh, su questi temi. Gaetano Palombelli è direttore del Lupi Lazio ed è responsabile dell'area istituzionale del Lupi. Ovviamente, tutti quanti sapete che sto parlando dell'Unione delle Province Italiane. Rappresenta le Province nella cabina di regia sui contratti pubblici per la presidenza del Consiglio dei Ministri e nel comitato di settore del comparto delle funzioni locali. Ha una lunga esperienza perché ha collaborato per molti anni alla progettazione di banche dati di tipo giuridico istituzionali, ma ha anche fatto parte del Comitato dei Saggi per Roma. Questa è una parola molto bella: i saggi che quindi si riuniscono per eh, condurre e dare suggerimenti ed è stato avvocato anche presso il foro di Latina. A questo punto, Gaetano, io ti chiederei, visto anche la recentissima direttiva del Comstat del 2023 che parla appunto dell'organizzazione degli uffici di statistica di cui Antonella Bianchino ci ha dato già un'ampia un panoramica, io ti chiederei qual è la tua esperienza. E se ritieni che anche le province e l'unione possano dare un ruolo, possano svolgere un ruolo, e quali sono le potenzialità? di queste città metropolitane e del sistema provinciale e come queste poi si riescono a connettere con quello che è il SISTAN, cioè il sistema statistico nazionale, di cui sentiamo sempre parlare. C'è tantissima domanda, c'è tantissima esigenza, però poi spesso non riusciamo a vederne espresse tutte le potenzialità, le concrete potenzialità. Sì, grazie dell'invito a questa tavola rotonda. Sulla, sulla funzione statistica a fattore comune, eh, mettendo al centro il discorso della statistica e dei comuni che sono il perno diciamo, dell'amministrazione eh, italiana perché sono il punto di, più vicino dell'amministrazione italiana alle persone e ai cittadini. Eh, noi abbiamo mh, avuto come province una, un, un momento molto importante. Difficile di passaggio eh, con la legge 5614 che eh, poneva il tema del superamento delle province eh, perché eh, era concepita in attesa della riforma costituzionale che do avrebbe dovuto portare all'abolizione delle por province. Una legge però che ha eh, impostato un lavoro delle province come un lavoro eh, di, di legame molto forte con i comuni del territorio perché ha riorganizzato gli organi di governo delle province come eh, organi eh, di secondo grado eh, partecipati dai consiglieri comunali e dai sindaci del territorio e ha posto le province come enti che svolgono poche funzioni fondamentali e poi ve le dico eh, e che però poi hanno molta possibilità di dare supporto ai comuni del territorio con diverse funzioni che possono svolgere in convenzione. Tra le funzioni fondamentali, non ve le recito tutte, eh, la legge ha riconosciute quelle di raccolta e elaborazione dati che è stata citata eh, da Bianchino e assieme a questa funzione quella dell'assistenza tecnica e amministrativa ai comuni e agli enti locali del loro territorio che sono due funzioni importanti che le province devono presidiare anche a partire dalla loro organizzazione a livello politico perché il sindaco, uno dei sindaci del territorio è presidente della provincia e il consiglio comunale è, è organizzato con, eh, a partire da eh, amministratori comunali che vanno a svolgere queste funzioni nel consiglio provinciale. Quindi eh, purtroppo le province sono state oggetto di un di eh, disegno di disintermediazione eh, nella fase in cui dominavano le piattaforme eh, di, delle, di internet eh, e credo che oggi, oggi stiamo facendo uh, questa tavola rotonda all'interno della Conferenza nazionale di Statistica, dice la statistica ufficiale nel tempo della... Eh, intelligenza artificiale, siamo in una fase di passaggio e l'Istat ha fatto bene a mettere questo tema al centro dell'attenzione perché la logica dell'intelligenza dell artificiale è una logica che mh, si basa sulla statistica e quindi è, è fondamentale che l'Istat intrecci. Questo grande processo di innovazione che c'è nei mercati e nelle conoscenze, e ponca al centro la logica della statistica della riflessione proprio sull'intelligenza artificiale. Ecco, oggi non possiamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto dieci anni fa: perché la logica dell'intelligenza artificiale spinge a concentrare ancora di più le energie, gli investimenti e la centralizzazione dei soggetti che poi svolgono queste funzioni. Ma questo non può significare disintermediazione degli soggetti che poi utilizzano questi apparati. Anzi, se si vogliono porre domande intelligenti al sistema dell'intelligenza artificiale bisogna presidiare eh, i territori, bisogna avere la capacità territorio per territorio di porre le domande giuste. E quindi è fondamentale, come ci ha detto Benanti questa mattina, che... Le amministrazioni pubbliche presidino queste funzioni conoscitive e abbiano la possibilità di interrogare in modo appropriato. Mi permetto solo di sottolineare, ma poi ti lascio proseguire: eh. porre le domande giuste, eh. perché poi tutto deve essere posto al giusto livello di granularità. Se io devo parlare, ne parlavamo in una chiacchierata che abbiamo fatto sulla città metropolitana, se io devo gestire il sistema di trasporti urbani, che senso ha se sto parlando di una città? come Firenze di organizzare il sistema solo all'interno dell'area del centro, perché tanto sappiamo esatto. che il 90% degli spostamenti sono all'interno dell'area metropolitana. Quindi scusami se ti ho interrotto, ma è chiaro, tu hai fatto una cosa, il, i comuni rappresentano l'ossatura del nostro sistema perché sono l'unità di politica più a contatto col cittadino e che quindi conosce meglio le esigenze dei cittadini. Però il problema dei trasporti, i problemi diciamo macro vanno gestiti a livello provinciale dove serve o a livello regionale esatto. perché così come la sanità viene gestita a livello regionale perché non si può pensare all'ospedale di quartiere è giusto che questi ogni eh, decisione e ogni diciamo, attività venga trattata col giusto livello di granularità e quindi le province e quindi hai perfettamente ragione quando dici si sta tornando indietro fatemi fare una piccola battuta, poi vi ho detto già che sono uh, barese e quindi per uh, il film di Checco Zalone quando <ride> fa la battuta eh, dove è la provincia di Bari no, questa è area metropolitana e che cosa è cambiato? Nulla, perché ancora queste funzioni sono non è proprio giusta la citazione ma ha cercato di edulcorarla lui ha delle licenze poetiche che io non mi posso prendere prego, sì, sì. Prosegui, grazie di questo eh, di, 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 di aver intercalato, diciamo ma è, è giusto quello che, che si diceva. Cioè, è, bisogna sapere porre le domande in modo appropriato e intelligente per quel che serve rispetto ai problemi che bisogna affrontare. Quindi bisogna presidiare in modo intelligente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e questo è un problema che dobbiamo porci proprio, è quello che ci dice l'Europa no? quando ci dice va bene l'investimento che state facendo sul PNRR ma questo investimento deve essere accompagnato da un rafforzamento della capacità amministrativa innanzitutto degli enti subnazionali perché se non fate questo tutto quello che progettate poi non vi serve devo dire che l'Istat con la revisione del sistema della direttiva sulle province e le città metropolitane è stato molto più attento all'evoluzione del sistema, perché eh, per fortuna gli uffici di statistica delle province e delle città metropolitane in questi anni non hanno smobilitato. I dati eh, riportati da Bianchino dicono che c'è una presenza consolidata degli uffici, si sono messi insieme per affrontare i problemi, hanno sviluppato per esempio il progetto BEST delle province e città metropolitane che dà risposte ai bisogni non solo delle province ma anche dei comuni. Quei dati che sono raccolti servono ai DUP. Alla programmazione strategica degli enti, servono ai Piau, che è una, una richiesta diciamo, di organizzazione e di attività degli enti che va a cercare di rispondere al bisogno di individuare il valore pubblico territoriale che le amministrazioni portano con la loro azione. E quindi hanno messo in piedi un, un sistema che è anche un sistema di conoscenza che serve a, a tutto il Paese. La delibera eh, del Comstat, la 13 del 23 pone proprio l'accento sul fatto che gli enti locali in questi anni sono stati depotenziati perché tagli, eh, eh, diminuzione del personale. Per svolgere queste funzioni importanti, funzioni conoscitive, che sono il presupposto di una buona amministrazione, non, è, non possono pensare di scoprire ognuno l'acqua calda per conto proprio. Anche perché non ce la facciamo o, eh, a, a raggiungere dai 2007, non so... Ai, 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 ai quasi 8.000 comuni, non ce la facciamo a, a, a gestire tutto uno per uno, dobbiamo fare collaborazione tra di noi e, e questa via libera mette al centro due funzioni che possono svolgere le province uno quello di presidiare la funzione di raccolta e elaborazione d'aria e mettere a disposizione queste funzioni di tutto il sistema degli enti locali, due lavorare sull'associazione nella gestione delle funzioni statistiche, perché se le province hanno funzione fondamentale raccolta e elaborazione dati, i comuni hanno le funzioni statistiche per le cose che si dicevano, produzione e utilizzo dei dati eh, statistiche. I piccoli comuni da solo non riescono a presidiarli, bisogna fare logiche di associazioni tra comuni e andare in questa direzione, ma oltre alle logi, accanto alle logiche di associazione tra comuni per svolgere le funzioni statistiche si può mettere in campo una collaborazione fra province e comuni, città metropolitane e comuni che sviluppi uffici associati che permettano di andare nella direzione di avere dei presidi intelligenti che permettano di svolgere al meglio queste funzioni conoscitive a servizio di tutte le comunità. Sì, grazie. Io per mestiere sono uno che guarda sempre al futuro ed è sempre proiettato verso l'innovazione però poi visto che ormai inizio, ho tutti i capelli bianchi non ce ne ho più neanche uno nero l'esperienza mi dice una cosa importante Facciamo innovazione, pensiamo sempre al futuro, ma dobbiamo avere sempre delle solide fondamenta nel passato. Per cui, la, quella che l'aspettativa rispetto all'intelligenza artificiale, e noi statistici abbiamo un ruolo molto importante nella gestione dell'intelligenza artificiale. Come dicevo con alcuni esperti del SAS Institute, può diventare deficienza artificiale. Perché? L'intelligenza artificiale non fa altro che orchestrare e organizzare le informazioni presenti in una rete, ma se noi perdiamo la funzione fondamentale, che è quella degli uffici di statistica, fatemi usare un aggettivo tradizionale, cioè la rilevazione del dato. Nello stile in cui lo fa la pubblica amministrazione a con a capo l'ISTAT, ovvero il dato che deve essere di qualità, il dato che deve essere certificato, che deve essere validato, e noi pensiamo di mettere nel sistema di intelligenza artificiale spazzatura. L'intelligenza artificiale ci restituirà spazzatura se noi non abbiamo a disposizione dati affidabili col giusto livello di granularità, che è lo sforzo che si sta facendo soprattutto negli ultimi 15 anni. È chiaro che qualsiasi strumento super avanzato non avrà alcuna base solida per fornire dati. Quindi io direi innoviamo ma sempre con lo sguardo rivolto a quelle che sono le funzioni fondamentali perché senza un sistema di rilevazione serio, affidabile, che può essere fatto solo dai, da un ente pubblico perché i costi di questo lavoro enorme sono non sostenibili per quanto riguarda il privato. E quindi... Vi ringrazio intanto per questa esperienza, ma tanto poi faremo un ulteriore giro in cui avremo la possibilità di approfondire questi temi e io direi di concludere questo primo giro con il consigliere Giovanni Vetritto, che è dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile dell'Ufficio 1, politiche urbane della montagna e modernizzazione delle istituzioni ed è del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie. Ha svolto lo, nello stesso Dipartimento, si è occupato di cooperazione interistituzionale, è anche stato capo della segreteria del Ministro per la Coesione, insomma ha una vastissima esperienza e soprattutto una persona molto pratica che poi con i problemi si confronta direttamente e ha un approccio molto pragmatico anche per la sua esperienza di laureato in giurisprudenza, ma ormai quasi eh, esperto no tolgo il quasi sicuramente esperto di organizzazione stavo dicendo quasi laureato di fatto in economia visto il suo ruolo di esperto in organizzazione lui all'interno del Dipartimento per gli affari regionali Autonomia e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in qualche modo il papà se posso usare questo termine improprio del progetto Italia Già il fatto stesso che abbia usato il plurale sul nostro paese già significa che vuole valorizzare, che vuole creare valore e già dal nome questo progetto mi è subito piaciuto, ma questo progetto ha come obiettivo lo sviluppo e la strutturazione di modelli di gestione associata dei servizi e delle funzioni statistiche da svilupparsi attraverso il consolidamento di forme di cooperazione territoriali. Quindi è la giusta conclusione rispetto ai discorsi che noi abbiamo fatto, nel senso che io dall'alto della tua esperienza volevo sapere quali sono le azioni che la vostra struttura può realizzare, quali sono le esperienze che avete già fatto perché appunto si riescano a evidenziare quelle che sono le best practices che penso siano ormai irrinunciabili. Prego. Grazie, molte grazie, ringrazio anche io molto per l'invito, è sempre molto bello venire alla Conferenza Nazionale di Statistica, per me non è la prima volta, ma mi trovo sempre in un contesto che amo. Io sono cresciuto sui libri di un signore, lasciatemi fare il, quello bravo, eh, di cui celebriamo quest'anno i 150 anni della nascita, che era Luigi Einaudi, il cui motto era conoscere per deliberare, diciamo che. È una lezione che ho imparato da ragazzo e che ho cercato di applicare per tutta la vita. Conoscere vuol dire disporre le informazioni, disporre i dati, questo era il tema. Una chiosa, diciamo, da funzionario un, un po' col dente avvolinato. In 25 anni di presidenza del Consiglio dei Ministri con tanti, tanti ministri e governi di tutti i colori. Io sto gran numero di ministri così interessati alle evidenze empiriche non l'ho conosciuti tanti, anzi. Non ne ricordo pochi che di fronte ai numeri, di fronte alle evidenze empiriche, di fronte ai fatti, provano un grosso fastidio perché hanno già ideologicamente deciso un'altra cosa e quando tu gli fai vedere i numeri e gli dice quella roba non sta in piedi si seccano moltissimo e in qualche caso, come dire, ti costringono anche a, a cercarti un altro posto. Quindi, insomma, non, sul fatto che si possa veramente in questo mese diventare tutti un pochino più inaudiani, lasciatemi qualche pessimismo. Eh, sono invece più ottimista sul, sui risultati appunto, del mio figlio prediletto, che è questo progetto Italia di cui parlavamo. Eh, quasi da subito diciamo, mi ho cominciato in presidenza a occuparmi di innovazione agli enti locali, tanti anni fa la funzione pubblica in un ufficio che faceva un bellissimo programma, un rimpianto da molti, che era il programma Cantieri, che anche Gaetano ricorderà. E già da allora avevo focalizzato questo problema, questi circa all'incirca 6.500 enti locali sotto i 5.000 abitanti che non hanno nessuna capacità amministrativa. Non è che non hanno l'ufficio di statistica, non fermano la frana che travolge la casa, che ammazza il vecchietto, che ha il mercato mio padre comprò, cioè siamo a un livello di disamministrazione di un pezzo di territorio estremamente significativo in un numero altissimo di comuni. E ovviamente non c'è neanche la capacità di raccogliere il dato, di produrre il dato, perché questo è, è evidente. Siccome questo è un paese in cui, vagli a dire al sindaco del comune, i 47 abitanti della Valmaira, che però poco poco ha uno statuto che è stato scritto a mano nel 1200, che lui domattina diventa la frazione di qualcos'altro, questa cosa mi ha sempre lasciato molto freddo rispetto all'idea delle fusioni e mi ha sempre portato alla domanda, ma è possibile che non si possa trovare banalmente la soluzione nel cooperare, nel mantenere la propria funzione ineliminabile di rappresentanza politica di una comunità anche molto piccola, ma sfruttando uffici unici e associati che servano un adeguato numero di, di, di abitanti, un adeguato territorio? Questo è assolutamente possibile. In molti paesi europei è stato fatto per norma in maniera draconiana, pensiamo ai Craigs tedeschi o alla recente esperienza delle comunità francesi. E anche in Italia il fenomeno sta crescendo. Vi do qualche numero recente. Ad oggi noi abbiamo funzionanti veramente circa 442 unioni di comuni che mettono insieme all'incirca 2.800 comuni, che non sono pochissimi sui, sui 7.900. Um, il 40% dei comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi una percentuale un pochino più alta, è già oggi in unione e serviamo all'incirca 10 milioni di italiani con le unioni e non più con i comuni uno per uno. Fanno tutti la funzione statistica, ahimè no, eh, le due funzioni eh, associate più spesso, in più del 57% dei casi, l'una quasi al 50% dei casi, l'altra sono la protezione civile e la polizia locale. Molti associano la centrale di committenza, diversi rifiuti, igiene urbana, ciclo dei rifiuti, moltissimi il SUAP, qualcuno, cioè già in una percentuale un po' minore, parliamo di, di uno su quattro, i servizi socio e sociali. La funzione statistica, nella parte alta, diciamo, di numeri, non c'è proprio, cioè è una cosa che non c'erano proprio in testa eh, i sindaci, il mondo. Ma anche qui, questo dipende anche. Dall'assenza di una norma nazionale che dica un pochino più chiaramente che di norma ci si dovrebbe aspettare che i comuni lavorino su bacini significativi, quello che io propongo spesso ai sindaci quando vado nei territori a cercare di capire se c'è spazio per una nuova associazione di, di sindaci intorno a un ente locale, vi porto sempre come prima cosa un banalissimo ma eh, utilissimo prodotto dell'Istat che è il Sistema Locale del Lavoro. Guarda che i tuoi cittadini già vivono così, i tuoi cittadini non sono più cittadini di quel comune, sono cittadini che tutte le mattine, perché sono fatti sul pendolarismo, su base quotidiana, si vestono e vanno a studiare o a lavorare in un comune che non è il tuo. E quindi questo è estremamente importante. Perché se i tuoi cittadini girano, poi improvvisamente diventa un ostacolo la montanità, il mare? La montagna, il mal di testa, cioè anche la funzione amministrativa può seguire quello sforzo di salita di scala che fanno i cittadini ogni giorno vivendo un ambito più vasto. Questo è assolutamente fattibile, su questo noi lavoriamo. Questo presuppone lavorare su due livelli: a livello alto scrivere bene le regole del gioco perché i sindaci si sentano coinvolti e anche il piccolo si senta tutelato e quindi lavorare sul livello istituzionale dell'alleanza dei sindaci che vuol dire ovviamente fase statutaria di, 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 di assunzione delle regole ma poi sul basso, che è la, il mio mestiere la parte a cui tengo di più sono vere e proprie operazioni di change management che vuol dire che tu ti dai un piano di periodo, periodo sull'associazione su tutte le risorse umane il modello era Romagna-Fentina non c'è più nessun dipendente in carico a nessun comune tutti i dipendenti di tutti i comuni sono stati conferiti all'Unione e quindi è ovvio che l'Unione a quel punto ha, bu ha buon gioco a far tutto quello è il modello attendere, non lo pretendo domattina da tutti, ma è ovvio che più ti ci avvicini, se resti tre anni dopo che hai fatto l'unione e ti sei fatto lo sforzo di fare statuto, atto costitutivo e tutto, e dopo tre anni sei ancora lì che giochi con la polizia locale, <ride> è ovvio che non farai mai un passo e non arriverai mai alle cose di cui parliamo oggi. L'operazione di change management è un'operazione complessa che fai se hai un numero significativo di, di funzioni conferite e di risorse umane conferite, dove puoi pianificare un turnover fatto in un certo modo, dove esce fuori il posto per lo statistico perché magari non sostituisci quattro segretarie che non servono più a nessuno, perché i dirigenti fanno tutto con lo smartphone, come per altri cittadini dei comuni che non serviamo, perché non abbiamo più una funzione amministrativa decentrata degna di questo nome. Ma ci tengo molto a un, a un aggettivo che è stato associato, cioè il riordino territoriale. Italie, noi, il gruppo di consulenti, di amici, eh, Federico Lasco, che è il mio dirigente che segue questa cosa, che è qui con me oggi, lo pensiamo e l'abbiamo pensato dall'inizio, come una riflessione complessa dentro un sistema complesso. Per esempio, in alcuni territori sarà molto difficile creare unioni abbastanza grandi da fare l'operazione che dico io, perché c'è troppa montagna, perché nevica, perché, perché lì non chiamare in sussidio un po' di più anche sulla funzione fondamentale comunale, la provincia conferendo la funzione con una facoltà che la legge del Rio già oggi consente, perché continuiamo a leggere gli articoli discutibili della legge del Rio, ma le quattro cose utili che ci stanno là dentro non le usa nessuno, per l'amico fiorentino. Se, se qualcuno di voi ha, ha, ha pazienza scoverà molto nascosti nel sito del Dipartimento degli Affari eh, Regionali 10 dossier sulle città metropolitane italiane, sono più di mille pagine di analisi statistica e posso vantare che in copertina ci sono il simbolo dell'Istat e di un consorzio che pure fa capo all'Istat che è il MIPA, in cui ho dimostrato per esempio che quasi la metà della città metropolitana di Firenze sta su Prato e Pistoia, intesa come area di circolazione delle persone, di matrici del pendolarismo, di comunità, de, dei sistemi produttivi. Il Foggiano al barese, più di metà della città metropolitana di Bari e la Barletta Andrea Trani, in senso funzionale europeo, di area urbana funzionale, modello Ocse. Non ho trovato un ministro, un sottosegretario che volesse presentare questi dossier. Sarà un caso. E ricordo ancora, quel comma della legge del Rio che parla della provincia, una volta vi è anche un piccolo scontro, perché un alto papavero di Palazzo Chigi, siccome io insistevo sul fatto della perimetrazione, mi disse la legge del Rio dice che l'area la, la, della, della città metropolitana è la provincia, punto. E io qui sono davanti a tutti, ho detto, mi permetta se la rilegga, virgola perché poi c'è una virgola e poi c'è scritto fermo restando che enti locali possono entrare e uscire, per carità con una procedura giuridica che non è semplicissima ma è ovvio che Roma che ha un unico vero hub industriale che è l'hub della, della chimica avanzata della farmaceutica di Pomezia che ha un confine disegnato così e metà dei comuni sono provincia di Roma e metà dei comuni sono provincia di Latina o sta tutto dentro o sta tutto fuori se è un hub metropolitano deve sta tutto dentro è ovvio che Firenze che, che ha anche fatto un, un piano intelligente in cui, su base convenzionale, un pezzo della, del, del fuori provincia l'ha tirato dentro e come? Perché i Fiorentini sono un po' più evoluti di tanti altri, ma tante altre città no. Torino, 315 comuni della provincia hanno carattere metropolitano, ma la 40. Queste sono informazioni che già abbiamo su cui base, sulla base delle quali già si potrebbe decidere e non decide nessuno. Quindi, come dire? Dopodiché è ovvio, dieci anni fa parlavamo di big data, oggi abbiamo anche gli strumenti per masticarli. Big data, parliamo di intelligenza artificiale. Il problema è sempre lo stesso. Luigi Einaudi, 1940, conoscere per deliberare. Grazie, eh, sì, penso che un applauso ci voglia al termine di questo giro, perché conoscere per deliberare e valutare i casi sulla base dell'evidenza empirica io penso che non sia una degli skills più utilizzati dai nostri politici. Però su una cosa io sono convinto. I nostri politici sono molto sensibili a quella che è l'opinione pubblica. Se la nostra opinione pubblica, e qui con le Società Italiana di Statistica insieme a Istat. Eh, facciamo da anni un lavoro importante di promozione della statistica literacy e io quando entro in aula nelle aule universitarie dico la, per prima cosa ai miei studenti io non vi vengo a fare il corso di statistica dove vi insegno cos'è la media che cos'è la mediana o tutti i modelli complicati che vi possono io vi sto dando degli strumenti che vi devono consentire di decodificare realtà complesse perché io sto lavorando più che altro su fare dei cittadini consapevoli di quello che succede, perché se voi non capite quali sono i numeri e quali sono le basi dati sulle quali vengono prese le decisioni, voi non siete in grado di valutare anche come scegliere il vostro decisore politico e non è possibile che si lanci oggi la moneta per decidere chi votare, perché quello è un atto di grande responsabilità e siccome sappiamo che ormai i nostri decisori politici si fanno molto influenzare sull'opinione pubblica, io penso che far sentire la nostra voce, far capire quanto siano importanti queste cose, possa essere uno strumento importante per migliorare la nostra qualità, anche se poi io sono convinto che i passi avanti che hai appena raccontato sono stati fatti, sono importanti, sono, eh, si sta andando nella direzione. Eh, ricordo ancora quando nel 2015, alla prima edizione del nostro Festival della Statistica, il presidente dell'Inps diceva abbiamo fatto l'accordo per cui abbiamo fatto data integration fra i dati dell'Inps e i dati dell'Agenzia delle Entrate e lui con grande visione dice al giornalista che mi intervistava dicendo... Questo è stato un accordo epocale, ha detto: No, veramente. La vera notizia che dovresti pubblicare sul giornale è perché questo accordo viene fatto nel 2015 e non è stato fatto dieci anni fa, quando avevamo già tutte le capacità tecniche per poter integrare questi dati. Oggi l'integrazione di dati che quando noi abbiamo iniziato a studiare il problema sembrava una cosa del futuro, finalmente la stiamo verificando. Avere dei dati come ormai ce li abbiamo a livello comunale e quindi con una, penso per esempio ai BES dei territori, ma penso anche ai dati sul turismo, oggi sono finalmente a livello comunale. Questo patrimonio e queste informazioni, io sono convinto che alla fine sono come quei piccoli semi di una pianta, tu li butti nel terreno. Molti di quei semi andranno a finire fra le pietre, verranno presi dagli uccellini e portati altrove, però poi alla fine da quel piccolo seme può nascere una pianta rigogliosa. Io sono sempre per guardare le cose in termini positivi e proprio perché in termini positivi mi piace guardare al futuro anche perché siamo in un'epoca di grandi cambiamenti, siamo in un'epoca in cui il tasso di cambiamento, parlavamo prima di change management, ma parliamo proprio di... Eh, siamo al, in un momento in cui la vecchia rivoluzione industriale.. Che degli inizi degli ottocento, dove tornando all'esempio dell'orologio, lì l'evoluzione è stato un grande impulso, ma quello che ci aspetta oggi con intelligenza artificiale, no, quantum computing e, per esempio, una delle notizie positive: l'Università di Napoli si sta dotando del più grande computer quantistico d'Europa. Ci sono degli esempi molto importanti e quindi sempre guardando in positivo, io chiederei a, a Raffaele e alla Gravinese quali sono un po' le best practices che ci può raccontare e qual è la sua visione, sempre in positivo possibilmente. Sì, um, allora a livello europeo eh, mi piace menzionarne tre o quattro. Prima dico un, una brevissima cosa, quello che si sta cercando di fare a livello europeo e poi anche a livello italiano è quello di creare ed è in parte diciamo l'ho ritrovato in tutti gli interventi che mi hanno anticipato uh, è quello di ritrovare e di creare questa sorta di ecosistema locale dei dati e questo ecosistema come si crea? Si crea facendo sinergia tra piccoli comuni, cercando di parlare quello che in inglese chiamano one-way street model, cioè utilizzare un unico modello. Perché l'ho detto all'inizio: eh, parlare la stessa lingua, utilizzare lo stesso modello di raccolta, lo stesso modello con cui poi i dati vengono eh, elaborati e messi a disposizione è fondamentale. E ehm, all'interno di questo ecosistema dei dati, senz'altro, quattro città. Cinque città a livello europeo vengono sempre prese in considerazione come delle buone pratiche. La prima, eh, paesi nordici, Copenaghen ed Helsinki, sono, diciamo, da questo punto di vista, due città eh, all'avanguardia, e qui dico un'altra cosa. Eh, queste due città sono all'avanguardia non solo perché hanno messo a disposizione tantissimi eh, banche dati eh, che oggi sono fruibili dal punto di vista pubblico, ma sono state in grado anche di fare degli accordi col privato. Oggi eh, utilizziamo, diciamo, pensiamo a tutte le, le società private che gestiscono le app per la mobilità, oppure eh, tutte queste informazioni di fatto sono aggiornabili seduta stante. Eppure. Ovviamente il pubblico non riesce immediatamente a ricevere questo tipo di dato, no? Occorre fare una sorta di accordo con queste imprese. E a Barcellona, oltre a queste due città, Barcellona ha fatto un accordo con Airbnb, no? C'è tutto questo processo delle città che si stanno spopolando perché appunto i centri vengono dati in fitto per, per, per periodi molto brevi a queste società. Ecco hanno fatto un accordo, c'è proprio l'Osservatorio del Housing a Barcellona ha fatto un accordo con Airbnb. Loro trasferiscono delle informazioni seduta stante e di contro l'amministrazione pubblica dà loro delle informazioni. Quindi questo accordo in tu cui... sai che il tema dell'ecosistema di dati è fortemente sposato dall'Istat c'è cioè in particolare Menghiniello, che sta lavorando tantissimo su questo fronte, per cui sì, sicuramente è fondamentale questa questo approccio. Ma Antonella, dal, dall'analisi che voi avete fatto, queste unioni dei comuni sono un ruolo, possono avere un ruolo importante. D'altronde c'è anche un accordo fra Istat e Dara in questo fronte. Faccio un po' telegraficamente perché il tempo a disposizione è praticamente terminato. Raccontaci un po' quello che si sta facendo. E qual è la tua esperienza? Sì, allora innanzitutto l'Istat conta le unioni dei comuni. Noi le contiamo perché le unioni dei comuni sono unità istituzionali che rientrano nella lista S13 e vanno a, eh, contribuiscono al conto consolidato della pubblica amministrazione. Aggiungo qualche dato ai, ai importanti dati già proposti dal, insomma presentati dal, dal consigliere Vetritto. In, dal, dal 2007 al 2022 le unioni dei comuni sono cresciute del 75%, c'è cioè una maggiore presenza al nord. A differenza del, delle, degli uffici di statistica, le unioni dei comuni sono maggiormente presenti al nord, poco al sud. E, tra l'altro l'Istat, oltre a contarli, li rileva con il censimento delle istituzioni pubbliche, quindi va a osservare tutte le caratteristiche delle unioni dei comuni, così come lo fa per, per i comuni. Questo, di recente è stato firmato questo importante accordo con il Dara perché l'obiettivo comune è proprio quello di promuovere la funzione statistica che rientra nelle funzioni fondamentali previste dal Tuel, soltanto che se ne dimenticano i comuni quando vanno ad associare le funzioni. Quindi c'è questo, questo accordo che è stato firmato, è importante appunto di recente, proprio per promuovere, per fare sinergia. La collaborazione virtuosa di cui abbiamo detto. Quindi, per... il quadro tecnologico ce l'abbiamo, il quadro normativo ce l'abbiamo, ora dobbiamo solo trovare il, il, la forza di volontà per dei comuni avanti. che devono capire qual è il vantaggio dello stare insieme piuttosto che fare le solite guerre di campanile. E, e quindi, Gianni, e Gianni Dugheri, nella tua esperienza, puoi raccontarci qualche best practice che tu ritieni sia particolarmente interessante per l'esperienza e per quello che abbiamo delineato? Certo, sì. Sicuramente quelle che conosco, quelle che conosco meglio sono quelle che ho più, più vicino. La um, Unione dei Comuni del Mugello ha, eh, è riuscita a assumere uno statistico per un evento. Dovrebbe, sembrerebbe fosse una normalità, eh, come diceva il professore Cipri. Perché solo eh, uno statistico, una statistica, all'ufficio di statistica, lo scopere che ha fatto palestra, diciamo, da, da, nel mio ufficio, insomma, ecco. E quindi mh, riesce a assolvere gli obblighi del programma assistenziale nazionale, ma a fare anche qualcosa, qualcosa di più. In molti casi eh, si riesce a fare poco, poco più che l'assolvimento degli obblighi, obblighi, system. E comunque anche fosse solo quello è poco, ma è già qualcosa. Insomma, anche perché perché il livello di adempimenti ormai è sempre pe maggiore per qui. Sì, sì, sì. E quindi anche solo svolgere quella funzione già potrebbe essere. Certo, l'evoluzione ha consentito quantomeno le statistiche demografiche di essere ormai assolto in via automatica da parte dell'Istat. Non è poco. Insomma. Eh, volevo aggiungere una cosa. Eh, ha ragione ovviamente sottoscrivo il suo intervento dal primo all'ultima cosa che piccolo non è bello se ne è accolto questo paese per tanti motivi e se ne, è accorto anche, se ne siamo accorti anche sul canto riguardo i comuni ci siamo accorti anche per la gestione di tanti servizi tant'è che eh, già eh, rifiuti gestione dell'acqua e, tante, e il trasporto locale non lo si gestisce più neanche più a livello provinciale ormai perché è una dimensione inadeguata e, e, e quindi insomma è necessario dover andare verso un'integrazione di tante, tanti servizi, tanti, tante cose e anche ovviamente la funzione statistica a un livello ben più ampio, ha ragione Firenze Pistoia e Prato se uno guarda semplicemente qualche collina eh, senza aver bisogno di tanti dati si accorge che è una città unica sì, sono totalmente d'accordo. E quindi anche a Gaetano Palombelli abbiamo nel tuo intervento di prima. Ci hai raccontato tante belle esperienze, tante cose importanti e soprattutto da quello che tu dicevi sembra che il quadro normativo ci sia tutto per poter fare le cose di cui stiamo parlando. Ma tu hai qualche esperienza già consolidata che ci puoi raccontare che possa essere utilizzata come best practice e che possa essere di ispirazione anche per il nostro pubblico perché qui abbiamo tantissime persone che poi ci lavorano nel, perché abbiamo a partire dal presidente dell'USCI ma anche tante persone persone che lavorano nei comuni e quindi sapere quali sono i punti di riferimento, i fari verso cui tendere è sicuramente utile. Sì, eh, una l'ho citata che è quella del BES delle province e città metropolitane, cioè noi fin dall'inizio di questo progetto abbiamo deciso che nessuno è ombelicale, no? eh, gli uffici devono lavorare in rete, soprattutto quando si ragiona di dati devono essere coerenti con delle semantiche unitarie, devono essere coerenti con gli schemi che si utilizzano a livello internazionale e nazionale e quindi i progetti devono essere fatti a rete mettendo insieme le intelligenze e non scoprendo ognuno l'acqua calda. Questa quest esperienza ha consentito a uffici che facciamo parte delle province e delle città metropolitane, che facciamo parte di, di ANCE e di UPI, di lavorare insieme e di andare avanti portando avanti nello sconquasso che c'è stato un progetto importante che adesso è a servizio del sistema e continua ad andare avanti. E dentro questa esperienza di, di, di logica molte province hanno eh, sviluppato protocolli, convenzioni con i comuni, cioè pesaro, eh, la provincia di pesaro rovino ha dei schemi di convenzioni proprio sulle funzioni statistiche con i comuni del territorio, alcune province hanno fatto uffici comuni con... Eh, i comuni e il territorio anche per lo svolgimento delle funzioni statistiche tipo la eh, provincia di Rovigo, che partecipano proprio al censimento eh, con ufficio associato provincia e comune lavorano insieme e si supportano a svolgere queste attività. Alcune realtà la città metropolitana di Bologna, eh, cito delle esperienze che anche guardando le persone che sono in sala eh, mettono insieme i dati a disposizione diciamo, dei statistici che che l'Istat che mette a disposizione delle varie amministrazioni pubbliche a tutti gli enti del territorio costruendo un'infrastruttura un di dati certificati utili a tutti i soggetti e supportano le amministrazioni nello svolgimento delle funzioni eh, conoscitive. Quindi ci sono esperienze. Quello che manca, riprendendo quello che ha detto eh, Vedritto è, è che eh, gli enti da soli cercano di mettere a fattor comune e in questo anche ottimizzano l'utilizzo delle risorse. Non c'è un investimento coerente da parte dei soggetti che possono fare questo ruolo, eh, lo Stato, le regioni che hanno compiti di legislazione, che potrebbero incentivare questi processi, accompagnarli per fare in modo che in ogni realtà ci, fosse, ci sia un presidio efficiente, tenendo conto dei contesti territoriali, che tiene conto della capacità dei comuni di mettersi insieme o della capacità di collaborare, comuni e province, comuni e città metropolitane. Ecco, se ci fosse un po' da parte dei sistemi statistici regionali, del sistema statistico nazionale, la, la, la possibilità di incentivare in modo intelligente i percorsi di collaborazione, faremmo dei passi avanti molto e più quindi grandi. Questo è un perfetto assist per far fare le conclusioni al nostro consigliere Vedritto di questo incontro. E abbiamo pochissimi minuti e io direi, se dovessimo usare l'intelligenza artificiale... Per intervistare il nostro grande economista Inaudi, che cosa gli potrebbe dire? Spero che l'intelligenza artificiale non consenta ai morti di tirare schiaffoni perché ne prenderemmo parecchi. Quindi diciamo questo intanto. Ma allora, ehm, è stata una tavola rotonda interessante, secondo me emerge sempre di più la, una consapevolezza comune ai diversi livelli di governo, la necessità di un riordino territoriale che si basi su alcuni principi anche banali appunto di cooperazione, di valorizzazione delle buone pratiche, di creazioni di reti in cui appunto eh, l'ente pubblico e il progetto europeo insieme definiscono magari delle de linee guida che i sindaci poi ricevono e che la squadra di collaboratori miei che va in luogo per luogo ad aiutarli ad associarsi, li mette sul tavolo, ti ricordo che una delle prime cose da associare è questa e queste sono le linee guida su come si fa. Tutte cose a cui stiamo già lavorando, il frutto diciamo, atteso di questa eh, benvenuta partnership di Istat dentro il progetto Italia, a cui molto tenevo, insomma avere appunto il supporto di questo luogo e con questi fini. Credo che ci aspetta un lavoro da fare, ma in un contesto che migliora, in un contesto in cui alcune consapevolezze maturano. Ehm, possiamo, secondo me, aspettarci molto di meglio nei, nei prossimi anni. Certamente due regolette scritte a Roma, un ritocco del testo unico degli enti locali fatto bene, incentiverebbe moltissimo questo processo e eh, spingerebbe i sindaci a, far, a capire meglio quello che ci si aspetta da loro. Insomma, però diciamo noi ci siamo e eh, questo progetto, insomma, che confidiamo non muoia nella programmazione 2027 possa continuare, è sul terreno per questo. Quindi grazie a tutti. Non potevamo che avere una conclusione migliore. Io ringrazio tutti i relatori, gli spunti sono stati estremamente interessanti e vediamo di rimboccarci le maniche e andare nelle direzioni che abbiamo delineato. Grazie.